particolare nazionale. Servono persone che occupino comuni. Alle 12.40, questa è una delle ultime richieste mosse ai radioamatori che si trovano sul posto del terremoto alla postazione di Roma. Noi ci troviamo qui, in questa postazione d'emergenza della Protezione Civile. Dalla notte scorsa la macchina si è messa in movimento. Mentre gli equipaggi da Pescara si dirigevano verso l'Aquila, hanno dato segnalazioni di case semidiroccate, cioè niente da soccorso. Tutto ciò che incontravano strada facendo. I radioamatori sono così capillarmente distribuiti sul territorio che praticamente sono in un qualsiasi posto, per cui sono i primi che di solito danno l'allarme di questi avvenimenti. 30.000 radioamatori in tutta Italia, 4 postazioni come questa che sono il contatto principale dove arrivano le richieste di aiuto dai vari radioamatori e degli equipaggiamenti mobili che sono arrivati sul posto da questa mattina. Quando succedono emergenze come questa, terremoti, alluvioni, calamità naturali, il loro supporto è fondamentale per registrare e segnalare le situazioni più critiche. In presenza di blackout telefonici le radiofrequenze non hanno problemi. Le comunicazioni avvengono su frequenze dedicate, ognuno di loro ha un codice identificativo per evitare che qualcuno possa divertirsi a sintonizzarsi e ostacolare il lavoro. Qual è stata la situazione, il suo ricordo più drammatico, più incisivo? La richiesta di bare è stata la cosa più scioccante, almeno per quanto mi riguarda. Da dove veniva in quell'occasione? In Umbria.